Buonasera a tutti, questa sera 17 dicembre siamo qua al Teatro Gaio Melisso per una importantissima manifestazione d'arte curata dal professor Filipponi. Carissimo professore, non è la prima volta insomma, che ci fai queste sorprese qui a Spoleto. Hai organizzato una cosa veramente, veramente incredibile quest'anno, anche appunto in corrispondenza con l'anno della cultura in Cina, e quindi sei promotore di questa straordinaria collaborazione culturale, di questo interscambio culturale Italia-Cina. Ecco, penso che possiamo partire da qua appunto per poi proseguire la nostra intervista. Sì, sicuramente bisogna dare un senso alle parole. Noi abbiamo chiamato questa manifestazione Spoleto Festival Arte. Il festival quindi significa insieme di culture, discipline, quindi interdisciplinarità. Quindi era lì sicuramente limitativo fare un festival solamente incentrato o sul mercato o sulle fondazioni o sui mercanti d'arte oppure sui singoli artisti. Un festival significa guardare le cose in maniera molto più ampia, e quindi guardare anche gli aspetti culturali, la cooperazione culturale, la cooperazione internazionale, il contesto politico internazionale e creare con uno spirito sicuramente propositivo ed innovativo. Quindi con l'idea di creare una cooperazione e quindi delle sinergie, perché io vengo soprattutto da una cultura europea. L'Europa è stata creata con la tecnica delle buone prassi, cioè più stati si mettevano insieme cercando di guardare il meglio di questi stati, e io penso che il meglio dell'Italia e della Cina insieme può sicuramente essere un moltiplicatore di eventi culturali, e quindi questo è lo spirito di un festival che non si esaurisce in una manifestazione che noi facciamo a settembre dal 23 al 26 o nel premio che facciamo internazionale che facciamo a luglio, ma durante l'anno ci possono essere tutta una serie di manifestazioni culturali. E a mio modo di vedere, per la vicinanza con Roma, per la storia che ha questa città che è importantissima, sicuramente può essere la platea, direi, migliore per fare questo tipo di attività. Sì, in effetti il professor Filipponi ha perfettamente ragione, e alla mia destra ho l'onore appunto di avere l'ambasciatore Tin Wei, ambasciatore della Cina presso l'Italia. E adesso non so, magari posso rivolgere, posso fare una domanda. Ecco, la mia domanda è questa. Non so se allora la città di Spoleto, grazie al Festival dei Due Mondi, è conosciuta in tutto il mondo, e penso che sia conosciuta anche in Cina. Quindi qual è stata la prima impressione quando il professor Filipponi appunto ha voluto coniugare tramite un linguaggio quale quello dell'arte, quindi un linguaggio universale, due culture, quindi quella italiana e quella cinese, appunto nell'anno in corrispondenza anche nell'anno dell'anno della cultura in Cina? Ecco questa. 这个今天我们在这个Spoleto举行了这个叫两个世界的这么一个艺术节，你也知道呢，今年是这个中国文化年，所以呢，在这个中国文化年的范畴里头呢，我们这个菲利波涅这个教授呢举办这个展览的意图呢，就是能够把这个中意两国之间这个文化给它融合在一起。今天一个融合，您对您今天来到了这个展览，您对这个展览的第一印象是什么？ 首先呢，我非常高兴能够来参加这么一个重要的两个世界的这么一个展览。 Innanzitutto sono molto lieto di poter presenziare all'inaugurazione di questa mostra molto importante dei due mondi. 我觉得呢，这个是一次非常有意义的一个活动，这个就像它的名字一样，两个世界。 Mi sembra che sia un'attività molto significativa, proprio come il suo nome, due mondi. 一个世界是中国。 Il primo mondo è la Cina. Innanzitutto, tramite questa mostra possiamo vedere lo stile e lo sviluppo dell'arte contemporanea della Cina. Nonostante l'arte contemporanea delle pitture sono di origine occidentale, ma anche questo stile di arte è già ben accettato anche nella Cina.
另外一个呢，就是我们的艺术家呢来到这里，这个展览的题目叫“穿过”，实际上我觉得更好的应该是对话，是两个世界之间的艺术与艺术的对话，文化与文化的对话，人与人的对话。 Come si scrive sul catalogo, il titolo è percorso, ma mi sembra che il titolo è meglio che possiamo nominarlo come dialogo, un dialogo tramite, tra le due arti, un dialogo tra le due civiltà, un dialogo tra le due persone. Questo dialogo, questo dialogo è molto importante. 那么通过艺术家和艺术家之间的交流，能够非常有效地促进、推动意大利人民和中国人民之间的互相了解、互相认同和互相友谊。 Ritengo che il dialogo e gli scambi sono di grande importanza. Si sa bene che l'arte è senza confine. Tramite il dialogo tra gli artisti dei due nostri due paesi anche possiamo promuovere ulteriormente le collaborazioni culturali tra la Cina e l'Italia, approfondendo la conoscenza tra i due popoli. Bene. La parola adesso ancora nuovamente al professor Filipponi, una domanda che diciamo sorge spontanea richiamando un ben noto personaggio appunto che si rivolge sempre così in questi termini. Come ti è venuta questa idea? Cioè qual è la scaturigine, l'origine prima appunto che ti ha portato a fare tutto questo appunto cominciando in precedenza da Spoleto Festival Art? Sì. Beh, sicuramente la mia ispirazione è quella dei festival menottiani, quindi questo grande personaggio che ha scoperto Spoleto negli anni 50 e che è considerato il più grande compositore del XX secolo. E Maestro Menotti, Giancarlo Menotti, è stato fondamentale per la promozione di questa città nel mondo, quindi... E così io penso, come lui ha fatto nel XX secolo, ha promosso Spoleto, diciamo, soprattutto in America, noi dobbiamo prendere quel suo insegnamento e promuovere la nostra città in questo momento, a mio modo di vedere le cose, soprattutto verso la Repubblica Popolare Cinese, che è sicuramente per noi, insomma, un onore e comunque sicuramente molto, molto importante dal punto di vista sinergico. Quindi insomma in qualche modo gettare un ponte tra la nostra cultura, l'Italia eccetera, e la cultura orientale, la Cina, dove appunto ci possono essere anche nuove vie di sviluppo in qualche poi modo. Poi soprattutto, e concludo, è molto importante perché questo proprio dall'insegnamento del maestro Giancarlo Menotti, che era un musicista, un compositore, un regista, quindi un regista che però aveva capito che ancora più importante della musica era più importante l'arte contemporanea, perché l'arte contemporanea, diciamo, è un qualcosa che va al di sopra di tutti i linguaggi, anche al di sopra, che può unire di più ancora rispetto alla musica o al teatro, che comunque hanno una natura e una caratterizzazione sociale e culturale di un paese. E quindi questa grande intuizione che portarono a Spoleto artisti del livello di Calder, insomma, che noi abbiamo il Teodolabio, che è una nostra presenza fissa, oppure artisti come Moore e Miró, che hanno fatto la storia del XX secolo e sono considerati i più grandi artisti del mondo, è un percorso che è vero che, detto così, sicuramente è estremamente ambizioso. Ma anche quando partirono quelle persone che iniziarono l'esperienza nel 1958, partirono sicuramente da basi sicuramente molto molto limitate. E quindi allo stesso modo noi partiamo sicuramente più avanti di quanto fecero questi primi organizzatori del festival, tra i quali c'era anche mio nonno, che seguì anche come scultore varie opere di Calder. Quindi insomma, come dire, l'arte possiamo dire ormai è una tradizione anche di famiglia da questo punto di vista, quindi possiamo dire così. Adesso noi concludiamo però facendo un'ultima domanda all'ambasciatore. Allora, una cosa molto, molto semplice, come le sembra Spoleto e se c'era mai venuto fino ad ora, e appunto quale
potrebbe essere, dal suo punto di vista, una futura ancora con la collaborazione con Spoleto e con questo festival che appunto è stato ideato dal professor Filipponi. 您这个从来没有来过这个 Spoleto，这是第一次来，您就从这个第三方的这个角度出发，您觉得这个未来啊，这个 Spoleto这个城市，然后 Spoleto这个艺术节，然后还有中国和这个 Filipponi这个教授之间的合作，您对这个未来的看法是怎样的？这个我想呢，这个回答肯定是前景会是非常美好的。Sicuramente la risposta che c'è una prospettiva luminosa. 这个 Spoleto 这个城市我没有来过，但是我已经听过很多的朋友给我介绍，这个包括我刚刚从那个你们的大区主席那边过来，他也给我推荐，这是一个非常美丽的、非常有悠久的历史和文化传统的城市。 Nonostante io non sono stato mai a Spoleto, ma sono già stato informato diverse volte dai miei amici, anche poco tempo fa la vostra presidente regionale, con la quale ho tenuto un incontro poco tempo fa, mi ha detto che la città di Spoleto è una città molto bella, ricca di cultura e tradizionalità. 那么这个又有这么一个非常著名的艺术节，我觉得艺术节是一个城市的那个名片，可以更好的把这个 Spoleto 推向世界。 Anche questa città è dotata di questo festival di arte come un biglietto di visita che possiamo presentare questa città a tutto il mondo. 我们也希望呢，通过这次展览，通过这个艺术节，通过 Spoleto 和中国更多的合作，能够加深中国和 Spoleto 的这个各方面的关系。 Mi auspico che tramite questa mostra, tramite il festival d'arte, possiamo approfondire ulteriormente la collaborazione tra la Cina e Spoleto nell'ambito culturale e artistico. Bene, allora noi abbiamo concluso la nostra intervista, ringraziamo l'ambasciatore, veramente è stato gentilissimo, la ringraziamo per la disponibilità appunto che ha avuto nei nostri confronti. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie. E salutiamo il professor Filipponi e allora in bocca al lupo e veramente complimenti per tutto quello che stai facendo per la nostra città e non solo. Grazie a voi perché la comunicazione per queste cose è sicuramente un aspetto fondamentale. Grazie, grazie.